Ripartiamo per concludere la rassegna, te voglio bene assai, 2019-2020 finalmente. Era l'ultimo spettacolo che mancava per chiudere la nostra rassegna, purtroppo a causa della pandemia non siamo potuti andare in scena. Per fortuna il Comune di Salerno ha messo a disposizione a tutti gli operatori dello spettacolo del mare quest'estate. Noi nel codino finale chiudiamo la nostra rassegna annunciando anche la prossima, quindi chiudiamo per poi ripartire. Un'emozione particolare, anche perché riabbracciamo il nostro pubblico dopo tanto tempo e poi tanta incertezza. E domani invece ritorna la nostra certezza, ritorna la certezza di rincontrare i nostri abbonati, il pubblico che ci vuole bene. E domani sera concludiamo con Mando vai se la banana non ce l'hai, un testo originale, assolutamente inedito e divertentissimo. Ecco, così dimentichiamo un po' i brutti periodi che abbiamo vissuto in queste settimane, in questi mesi. Uno spettacolo assolutamente inedito, come dicevo, scritto da Gaetano Stella, una compagnia assolutamente di tutto rispetto, Elena Parmenza in scena, Antonello Cianciulli, Giorgio Sabatino, Raffaele Milite, il professional ballet di Pina Testa con le coreografie di Fortuna Capasso e Davide Raimondo. Che cosa sarà del teatro del futuro? Bella domanda. Diciamo che proprio lo spettacolo di domani porterà questo, perché ci troviamo esattamente il 10 giugno 1940, giorno in cui Mussolini si affaccia e dichiara, ovviamente la dichiarazione di guerra è stata consegnata. Quindi ci sarà questo momento di questo spettacolo di 2 ore divertentissimo, con questa incertezza finale, perché Gaetano Stella canterà una canzone di Trilussa, una ninna nanna della guerra, perché c'è questa incertezza del perché c'è stato questo momento, perché c'è stata la pandemia, cosa è successo, cosa ci sarà, non lo sappiamo. Noi speriamo nel pubblico, speriamo nelle persone, speriamo negli artisti, nell'unione tra gli artisti, perché in questo momento secondo me gli artisti devono creare una rete, devono creare un'unione, non si può avere le individualità. Quest'estate all'Arena del Mare, con tante compagnie teatrali che si sono alternate, è un po' la sintesi di questo suo messaggio, no? Sì, è questo, infatti il Comune di Salerno secondo me ha dato il là a questo, cerchiamo di farlo, ci sono state tante realtà in questo momento, in questa rassegna all'Arena del Mare, mettiamoci insieme, facciamo qualcosa, perché insieme secondo me possiamo andare avanti, insieme possiamo realizzare un po' di respiro, ecco, un po' per tutti, di colore, da questo momento grigio che c'è stato dare un po' di colore, dare un po' di sorriso, e speriamo che cominceremo domani con Mando vai se la banana non ce l'hai.